Dico subito che ricominciare quest'anno è stata una sfida sicuramente non scontata, perché soprattutto in una delle zone più colpite dal dramma del Covid, come la nostra, non è significato solo affrontare tutti i problemi logistici per l'adattamento delle aule, degli orari, delle modalità di far scuola e le condizioni di sicurezza, ma affrontare soprattutto la grande fame, il grande bisogno di senso che abbiamo visto negli occhi dei nostri ragazzi durante il lockdown. Quella fame di senso che quest'estate una mia alunna mi ha sbattuto in faccia quando mi ha detto: professore, serve qualcuno che comunichi ai ragazzi il gusto del quotidiano e che si può non aver paura delle proprie domande. Accettare questo livello di sfida è quello che ci ha permesso di ricominciare anche con slancio. E pensavo di non farcela, ecco, anche adesso a volte ho difficoltà perché veramente il lavoro è grande. Però insomma è successo questo, che con un bambino dello Sri Lanka, nuovo, molto indietro nel programma, quindi non sapeva fare le divisioni, non sapeva le tabelline, io sono in una quinta primaria, mi sono trovato a ripetere alcune cose da solo, a portarlo in una stanzetta per poter vedere come recuperare alcune questioni. E sentivo tutto quel peso di anche questo no, non ci voleva, anche questa cosa qua è troppo, non posso affrontare tutto. E ho tentato di insegnargli le divisioni, ma chiaramente mancavano le tabelline, mancavano tanti altri strumenti propedeutici, e quindi io non riuscivo proprio ad affrontare la situazione. Alla fine termino la mia lezione, lo riporto in classe. Lui si gira e mi dice: maestra, grazie tantissimo. Ecco, a me questo grazie tantissimo ha come ridato uno slancio nuovo. Se condividiamo una strada, se l'intera comunità condivide una strada, e quindi se la scuola non è un semplice erogatore, un ente erogatore di servizi, siamo più disposti, a sostenerci nelle difficoltà. Il popolo dei baretti, degli sbragati, diciamo, senza mascherine, invece siano veramente uno spettacolo, straordinario qui dentro la scuola. E penso che questo sia accaduto perché, abbiamo immaginato di partire non dalle regole che i ragazzi, dovevano osservare, quindi, non dal proporgli una serie di regole, ma dall'accoglierli. Con le regole. La regola è per coloro che hanno deciso di obbedire, cioè hanno deciso di seguire una strada. Che si sono presentati con le loro mascherine, si sono messi in fila per uno. Gliel'abbiamo detto soltanto una volta, mentre magari i genitori erano un po' più confusionari, un po' più preoccupati, loro ci hanno stupito gli adulti e guardandoli negli occhi, perché la mascherina permette, perlomeno di potersi guardare negli occhi, noi adulti ci siamo, rassicurati. Abbiamo trovato una forza che non avevamo prima. Ragazzi e bambini a cui le regole possiamo dire che non interessino molto di primo acchito, però ce la mettono tutta per rispettarle. Sono sostanzialmente contenti di stare qui, questa è la mia prima sorpresa. Sono contenti di stare in una scuola che li accoglie con degli adulti che li guardano. Siamo nati 10 anni fa proprio con questa intenzione, creare una scuola dove il bambino si sentisse guardato, perché è il suo desiderio, perché solo essendo guardato il bambino cresce, viene motivato a fare e nello stesso tempo gli viene rimandato chi è. Riaccade quotidianamente l'apertura, la disponibilità all'incontro con le persone. E l'ho capito ancora meglio quest'anno, alla prima lezione dopo il Covid, quando i miei studenti mi hanno detto quasi con ansia: professore, ci è mancato l'appello. Mi ha molto colpito questa cosa, perché l'appello è il momento in cui il professore chiama ciascun ragazzo per nome e, a prescindere dalle sue capacità, da quello che sanno fare, dalle loro performance, riafferma che
il loro esserci per lui è importante. Occorre invece guardare in faccia ciascuno di loro, perciò cercare di risvegliarlo. Questo risveglio è innanzitutto il risveglio dell'insegnante, che cerca un modo per entrare in rapporto con ogni studente. Ma poi ovviamente non c'è risveglio dell'umano che non passi da un lavoro serio di conoscenza. Quindi non è che io devo spiegare ad esempio l'umanesimo, ma devo offrire ai ragazzi dei testi attraverso cui ciascuno possa imparare personalmente, in modo da risalire dai dati testuali al significato di quello che studia, cioè che cosa aggiunge alla vita quello che stai studiando. Ogni bravo insegnante, come dice anche spesso il professore Recalcati, ha avuto un incontro con un maestro che ha segnato la loro vita. Mi ha detto: io ho riscoperto la bellezza di pranzare, di cenare, cioè di stare a tavola con i miei genitori, con mio padre, mia madre, i miei fratelli, cosa che non facevo mai. Cioè, in genere poi si fugge, i ragazzi fuggono dalla tavola. Questa cosa mi ha colpito perché gli ho detto: guarda, questo che tu chiami si chiama convivialità, è uno dei principi della dieta mediterranea, che è patrimonio dell'UNESCO e di fatto noi studieremo. Quindi questa parola, che sembra una parola astratta in mezzo a tante altre, in realtà tu l'hai riscoperta, il valore di questa parola tu l'hai riscoperta, l'hai riscoperto proprio nell'esperienza che tu stai raccontando. Serve sempre di più che esistano luoghi dove ci sono adulti fragili come tutti, vulnerabili come tutti, ma che hanno negli occhi questa speranza viva. La definirei una diffusa percezione della scuola come una cosa propria. Cioè, la scuola statale si pensa normalmente, proprio perché è statale, è una scuola che non è di nessuno. E qui l'esempio che volevo fare, che mi ha molto colpito, è di una professoressa di quelle supplenti licenziate a giugno, che a luglio e agosto è andata in giro per le aziende a organizzare gli stage per i ragazzi che sperava di rincontrare l'anno successivo. Di una consapevolezza crescente e diffusa che il paese riparte se ripartono le scuole. Per noi è la grande possibilità di far incontrare i nostri ragazzi degli adulti che, lavorando, facendo impresa, costruiscono, che è la cosa di cui hanno più bisogno.